nazionale C. L'altro giorno mio padre mi ha detto: vieni tesoro, devo parlarti di una cosa importante. Ho pensato, avrei trovato il gattino della lavatrice. No, lui mi parla come un tuo serio assicurante, come se tu dovessi prendere la decisione più importante della tua vita. Ti insegno ad andare in bicicletta, così come ho fatto io. Oh, mi sono detta, meno male. E come ha fatto lui? Come tutti i nostri genitori. Semplice, ti smontavano le rotelle mentre tu pedalavi. Oppure ti prendevano la sottosellina e ti dicevano: vai, vai, ti devi fidare di me. Vai, vai, vai e vai. E tu imparavi. Adesso, come fa mio padre? Come andiamo in bicicletta? Le ginocchiere, le gomitiere, i guanti, con l'armatura andiamo. Mio padre andava in biciclette mutande, sulle biciclette senza freni, a volte anche se lì non andava. I nostri genitori frenavano con i talloni, al posto dei talloni avevano le gomme della Pirelli, giuro. Adesso i genitori, se devono insegnare al bambino a togliersi le rotelle, per prima cosa... Qual è la prima cosa? Vediamo se lo sapete. Vanno dallo psicologo! Ah! Per chiedere un consiglio. Dopodiché tornano a casa e si preparano psicologicamente. Vanno dal bambino e gli dicono: Gioia, è la mamma qui presente. Io non mi lasciare da solo con il bambino, non mi fa paura. Vedi, abbiamo deciso che è arrivato il momento di toglierti le rotelle. È una tappa fondamentale della tua e della nostra vita. Che cosa ne pensi? Io, l'unica cosa che penso realmente è: ma io mi dovrei fidare di questi due ingrediti?